compositore Gustav Mahler rivive grazie allo Spoleto Festival. Ci spostiamo alla Sala Frau. Gustav Mahler, come presentarlo? Nulla distingue quest'uomo dall'esterno. Non ha un carattere particolare. È la sua influenza che questo spettacolo racconta e mette in scena. Con un esempio. Prendete 1000 pezzi di ferro. Sono inermi, no? Cosa sanno fare 1000 pezzi di ferro? Sanno cadere. Cadono sotto l'effetto del loro peso. E ognuno dei pezzi di ferro è estraneo all'altro. Pezzi di ferro. 1000 pezzi di ferro. Poi c'è un pezzo di ferro. Un altro. Diverso. Che è la sua energia. Una sua forza interiore che la raccoglie dalle stelle o dalla profondità della terra. Non è più luminoso né ricco degli altri, soltanto un pezzo di ferro che ha questa energia e incatena tutti gli altri 1000 pezzi di ferro e li libera dal peso. Mayrny, la mia residenza estiva. Per molti anni mi alzavo ogni mattina alle 5:30 e poi andavo a fare il bagno. Sì, a nuotare, il primo bagno, da solo. Poi ritornavo veloce, rapido, per un sentiero nascosto, segreto, verso il bosco dove era celata la mia casa. Là mi attendeva la prima colazione, poi cominciavo a comporre. 7 ore, senza interruzione. Poi un secondo bagno, nuotavo ancora. E poi incontravo Alma e le bambine. Musica con Alma, giocavo con le bambine, poi a pranzo tutti insieme, poi andavo a riposare, cosa che non mi permettevo mai in città. E poi entro alle 4 di nuovo, lunghe passeggiate. Che cos'è Mahler? Un magnete. Questo è lo spettacolo su un magnete. Su un pezzo di ferro che attrae gli altri 1000 pezzi di ferro che cadono soltanto. Noi siamo pezzi di ferro che cadiamo. Ma vi è grazie a Mahler la possibilità di essere attirati dalla sua energia, dalla sua influenza. Ricordo un pomeriggio di fine estate. Sono andato in campagna, anzi in collina, in un bosco. Il terreno era ricoperto di tronci di legno marci e di un fitto intrico di piante di mirtillo. Da nessuna parte niente di speciale, solo pace e un bel sole. Sole e vento. Mi sono disteso a terra e mi sono conficcato sulla schiena la pianta di mirtillo, perché volevo sentire la terra vicina, la mia amata terra. E ho cominciato a ripetere, ad esclamare ai miei amici: non è meraviglioso tutto questo? Non è magnifico? E mi sentivo immortale.